Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati, benvenuti in una delle sale più belle, più rappresentative, più evocative del Palazzo, che è la Sala della Regina, che meritava di ospitare l'evento di oggi, che non è un evento che vuole festeggiare qualcosa. Intanto fatemi ringraziare il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che con la consueta sensibilità partecipa attivamente, lo dico perché abbiamo oramai una consuetudine su temi legati alla salute e il riscontro del Ministro Schillaci non si limita mai alla partecipazione, ma a un costante impegno rispetto a quello che poi viene avviato anche in materie che potrebbero sembrare o apparire ostiche. Invece il Ministro Schillaci, gliene do pubblicamente atto, ogni volta non solo è presente ma segue le cose che accadono, ed è fondamentale, perché il compito di chi fa politica e di chi ha il governo è esattamente questo. Un ringraziamento al Ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, che fisicamente non è presente, ma anche lei ci teneva e ci tiene tantissimo l'appuntamento di oggi. Oggi doveva essere ed è a Genova per un impegno istituzionale, ma la vedremo con un video che ha inviato. Sta per arrivare la Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, anche lei persona assai sensibile a questi temi. Saluto tutti i colleghi parlamentari che vedo presenti in sala e li ringrazio per essere qui. Un abbraccio ideale con un ringraziamento a Paolo Viti, che è il Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Genitori e Guariti dell'Oncoematologia Pediatrica, la FIAGOP. Ovviamente un ringraziamento a tutti i relatori che oggi daranno contenuti al nostro incontro, e un ringraziamento a Livia Zariti, che li coordinerà da par suo in questa giornata. Dicevo che oggi non è una giornata in cui si festeggia qualcosa, la giornata nazionale, la giornata mondiale contro il cancro infantile o pediatrico è una giornata che chiama tutti a riflettere, chiama tutti a interrogarsi per fare il punto rispetto a dove siamo arrivati e dove è necessario andare. Parlo a una platea che conosce questo simbolo apparente che rifiuta, o che apparentemente ogni persona, ogni genitore rifiuta, l'associazione tra una malattia così grave e impegnativa come l'oncologia e un bambino. Non c'è nulla di meno normale, di più difficile da accettare. Eppure, e qui mi rivolgo ai genitori e ai familiari, loro dimostrano, anche grazie a strutture come FIAGOP, di saper affrontare, di poter affrontare, però hanno bisogno di essere aiutati, hanno bisogno di essere presi per mano, hanno bisogno che non lo Stato, ma la comunità civile, la comunità del Paese sia accanto a loro. Per questo è nata la Rete Nazionale dei Tumori Rari, che è un'importante, fondamentale istituzione che ha bisogno di integrarsi con le reti oncologiche regionali. Vedete, bisogna dire le cose con chiarezza. Noi oggi siamo qui proprio per fare in modo che alcune cose accadano e che finora non sono accadute. Le regioni vanno sollecitate. Noi oggi avevamo invitato i rappresentanti delle regioni a essere presenti proprio per avviare, per stimolare questa interazione. Beh, su 20 inviti, 18 sono rimasti lettera morta, soltanto in due hanno risposto dicendo che non potevano essere presenti. Insomma, la rete c'è, mancano, diciamo, i pesci che vanno in questa rete. I pesci sono le regioni. Sono le regioni e sono coloro che devono attuare ciò che a livello centrale il Ministro sta facendo. Per questo è importante che oggi il Ministro sia qui per mettere un punto su questa vicenda. Vi è una necessità che è legata alla pediatria ospedaliera e alla pediatria del territorio. Altro punto fondamentale, perché soltanto con questa rete sul territorio che si può integrare il sistema di cure, offrendo ciò che è necessario dal punto di vista delle garanzie di qualità. Proprio ieri, da figlio del Sud, dal figlio della Sicilia, mi sono trovato a dialogare con alcuni giornalisti rispetto alle capacità che ha il Sud rispetto al Nord in tema di non solo prevenzione ma di cura. Cresciuto con un mito sbagliato, che è quello che il miglior ospedale del Sud fosse l'aereo, rifiuto la logica secondo la quale oggi
in Sicilia, così come in Calabria, nelle regioni meridionali, ci sia un'assenza dal punto di vista della capacità di assistere. Non è così. Chi è in questa sala sa che esistono centri di eccellenza in queste regioni e sa che soprattutto dobbiamo andare incontro verso una sorta di federazione virtuosa tra strutture di eccellenza riconosciute come tali sono, non le citerò, ma insomma sappiamo di che parliamo, tra Roma e Milano, e che già adesso sono presenti in queste regioni. Bisogna fare in modo di incentivare la presenza di centri di alta specializzazione, dalla cardiochirurgia all'oncologia, a tutto ciò che riguarda le malattie cosiddette importanti, perché siano presenti nel sud. Ciò si sta facendo e oggi la Rete Nazionale Tumori Rari si interroga sulle criticità e le prospettive per l'oncoematologia pediatrica ed è il miglior modo per dare un senso a questa giornata mondiale che dall'Italia, dalla Camera dei Deputati, non a caso, si ritrova per lanciare un messaggio, ripeto, forte e importante, intanto di non di speranza, ma di certezza, perché sappiamo che l'80%, grazie a Dio e grazie alle cure, guarisce. Però vi chiedo soltanto, chiedo a voi, attraverso la vostra sensibilità, di mandare nell'unico modo in cui possiamo da questa sala un grande abbraccio, un grande applauso a chi negli ospedali oggi combatte contro il cancro pediatrico, quindi un applauso ai bambini, ai genitori, a tutti coloro che insieme a loro combattono e vincono questa battaglia. Grazie a tutti. Grazie onorevole, vabbè, ha detto tutto praticamente, ha introdotto benissimo questo convegno. E io sono molto felice di essere qui oggi con voi, è qualcosa che mi dà orgoglio essere arrivata qui e essere stata chiamata per presentare e per coordinare questo convegno. Avete sentito per chi siamo qui tutti oggi. Allora, il convegno è organizzato da FIAGOP, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori e di Bambini e di Adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie. E c'è anche AIOP, l'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica. Avete sentito che lo stanno celebrando in occasione di questa giornata mondiale contro il cancro infantile. E quello che sappiamo è che i numeri del cancro infantile, dei tumori infantili, sono tumori rari, sono piccoli numeri e per questo rischiano di essere trascurati. E da qui l'importanza di convegni come questi, perché per mettere a fuoco i loro bisogni, le loro necessità, le persone, appunto questi bambini che stanno in ospedale a combattere contro queste patologie e che hanno semplicemente bisogno che tutti noi ci stringiamo intorno a loro e li sosteniamo in questa battaglia. Io do subito la parola al Ministro della Salute Orazio Schillaci. Volevo ringraziare di averci ospitato in questa splendida sala che dà importanza, naturalmente, alla sala della regina. Grazie. Prego, Ministro Schillaci, adesso vogliamo sentire la sua voce. Grazie, buongiorno. Saluto innanzitutto l'onorevole Mulè, a distanza la collega Ministro Locatelli, tutti i parlamentari presenti, i partecipanti. Questo è un momento di confronto organizzato, come avete detto, dalla FIAGOP in occasione della giornata mondiale contro il cancro pediatrico. Nel mondo ogni anno purtroppo viene diagnosticato un tumore a oltre 400.000 bambini e adolescenti sotto i 20 anni. In Italia ci sono circa 1.400 nuovi casi di neoplasia tra i bambini ogni anno e altri 800 nuovi casi si presentano tra gli adolescenti. Oggi il cancro nei bambini e negli adolescenti è una malattia sempre più curabile grazie ai progressi, sia con un approccio diagnostico moderno che ha portato a una migliore comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori pediatrici. E questo ha creato le premesse per l'adozione di trattamenti sempre più efficaci e anche personalizzati. Queste sono nuove conquiste della medicina che hanno fatto registrare negli anni un aumento dei tassi di sopravvivenza, passando dal 30% circa negli anni 60
a oltre l'80% nell'ultimo decennio. In particolare poi negli ultimi anni si sono raggiunti anche ottimi livelli di guarigione e cura, in particolare per leucemie e linfomi. Il Sistema Sanitario Nazionale vanta un'eccellenza dei centri di oncologia pediatrica italiani che sono anche riconosciuti a livello internazionale. Tuttavia ancora ci sono tante disparità nella nostra nazione nella presa in carico dei bambini e dei ragazzi affetti da queste terribili patologie. Quindi la sfida più urgente è quella di migliorare l'accesso alle cure e all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio italiano. A questo proposito, proprio ieri, con un emendamento al decreto mille proroghe, abbiamo incrementato di 400.000 euro per l'anno 2024 le risorse destinate al Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Dobbiamo far sì che tutti possano trovare assistenza adeguata vicino casa, tra i propri affetti, e questo ovviamente, capite bene quanto sia più vero e valga di più quando parliamo di bambini e adolescenti. Non possiamo non considerare che la morbilità sanitaria ha costi notevoli, sia economici, ma anche e soprattutto psicologici, che sono a volte insostenibili sia per i pazienti piccoli che per le loro famiglie. E credo che la riduzione delle disuguaglianze, così come la centralità del malato, la maggiore integrazione tra i vari setting assistenziali, sono i grandi temi di cui oggi occuparci e sono anche molto discussi e previsti nel Piano Oncologico Nazionale. Questo è un documento che, come sapete, individua nella rete oncologica il modello organizzativo più adeguato per dare una risposta assistenziale integrata e completa con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. Questa credo sia la strada da seguire, anche cogliendo appieno le opportunità del PNRR, che individua nel potenziamento dell'assistenza territoriale una delle finalità centrali degli investimenti nel campo della missione salute. Rafforzare questo ambito assistenziale permetterà ai pazienti oncologici di poter beneficiare di una connessione tra strutture e professionisti sanitari di tante discipline diverse, quindi di usufruire di un'assistenza sempre più domiciliare e veramente integrata tra l'ospedale e i servizi territoriali. La finalità è anche quella di garantire percorsi di follow-up a lungo termine per veramente prenderci cura dei pazienti oncologici anche dopo che hanno superato la malattia. Inoltre, nell'ambito della valorizzazione della ricerca biomedica del Servizio Sanitario Nazionale, ricordo che il PNRR investe 100 milioni per finanziare programmi di ricerca o progetti nel campo dei tumori rari e delle malattie rare. Questo per aumentare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti nel nostro Paese e per migliorare, come dicevo prima, soprattutto la qualità complessiva della presa in carico. Inoltre voglio ricordare il contributo fondamentale che possono apportare le organizzazioni non governative attive nel settore. Il coordinamento funzionale della Rete Nazionale di Tumori Rari prevede, non a caso, la partecipazione di rappresentanti dell'associazionismo oncologico, tra i quali ricordo proprio la FIAGOP. Il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni è una leva essenziale per rispondere in maniera appropriata ai bisogni di ogni persona in ogni territorio. È una finalità che la rete si propone di raggiungere interfacciandosi con le reti oncologiche regionali e ricorrendo anche alle nuove tecnologie. La lotta ai tumori è una mia priorità, ma anche del Ministero della Salute e del Governo, che, voglio ribadirlo, ha dato un segnale importante anche ai guariti dal cancro, approvando la legge sull'oblio oncologico, che ho fortemente sostenuto affinché alla guarigione dal punto di vista medico corrisponda anche una guarigione sociale e giuridica. Questa è una conquista di civiltà ed è un passo avanti importante per i giovani guariti da tumori diagnosticati in età pediatrica. Come sottolineato anche dalla FIAGOP, che insieme all'AIOP ha contribuito attivamente alla definizione di questa norma, si stima che in Europa vivano dalle 300.000 alle 500.000 persone guarite da un tumore che le aveva colpite in età pediatrica, di cui circa 50.000 in Italia, con un'età media oggi tra i 25 e i 30 anni. Nel contrasto ai tumori c'è bisogno della collaborazione di tutti, dalle istituzioni alla scuola alle associazioni. Per questo ringrazio ancora la FIAGOP, che anche quest'anno organizza in tutta Italia attività di sensibilizzazione collegate alla Giornata Mondiale contro il Cancro Pediatrico, tra cui l'iniziativa per promuovere la donazione di sangue, che può essere indispensabile in tante delle terapie previste nei pazienti più giovani affetti da malattie oncologiche. In conclusione, quindi, voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai pazienti pediatrici e alle loro famiglie. Grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie Ministro. E andiamo avanti, adesso abbiamo il messaggio video del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che avete sentito non è potuta essere con noi. Sentiamo il suo contributo. Buongiorno a tutti, grazie, saluto e ringrazio prima di tutto il vicepresidente Moulet per questo importante invito. Mi dispiace di non essere lì con voi in presenza, ma davvero grazie per l'occasione. Buongiorno a tutti, grazie, saluto e ringrazio prima di tutto il vicepresidente Moulet per questo importante invito. Mi dispiace di non essere lì con voi in presenza, ma davvero grazie per l'occasione comunque di poter portare un saluto e una riflessione. Saluto naturalmente anche il ministro Schillaci, il viceministro Bellucci e tutti gli illustri relatori che vedo si avvicenderanno questa mattina sul tema che riguarda il cancro pediatrico anche in occasione della giornata mondiale. Io credo che siano moltissime le riflessioni da fare, soprattutto nel rispetto della dignità della vita del bambino e della sua famiglia, direi. Oggi viviamo in un contesto, in un momento particolare e strategico, dove davvero insieme possiamo fare molto, soprattutto se lavoriamo insieme dal punto di vista della presa in carico della persona e quindi del bambino, che sia sanitaria ma anche della dimensione sociale. Possiamo immaginare quanto già per una persona sia fondamentale nella dignità della sua vita potersi sicuramente curare, poter star bene, ma anche poter scegliere che tipo di attività poter svolgere durante la giornata, diciamo anche il tempo ricreativo, il tempo sportivo, la possibilità di avere affetti e amicizie. E quindi immaginiamo per un bimbo, per un bambino, quanto questi aspetti siano fondamentali e preziosi e altrettanto importanti nell'affiancamento delle cure e delle terapie ordinarie. Io credo che qualsiasi tipo di attività che può infondere in un bimbo, in un bambino, un sorriso, il coraggio di affrontare tante volte le giornate molto pesanti, sia nelle mura ospedaliere ma anche all'esterno, quando sono a casa, pur essendo con i familiari ma in una condizione di debilitazione. Ecco, io credo che questo aspetto sia importantissimo da valorizzare, da supportare anche con l'attività degli enti del terzo settore e di tante persone che ogni giorno attraverso una rete complessa e specializzata, diciamo molto ben formata, possono offrire ai bambini e ai ragazzi delle opportunità di affrontare in maniera, diciamo, più in forze anche psicologicamente i percorsi di cura e di terapia riabilitativa di cancri e tumori pediatrici. Ecco, io credo che tanti aspetti siano fondamentali, naturalmente, come la ricerca, la scienza, le tecnologie, le terapie, le fisioterapie e la riabilitazione per molti, diciamo, dei vari cancri che possono avere i bambini. Però altrettanto importante è essere in grado di affiancare una rete di supporto che, a partire proprio dalla cura, tenga conto della famiglia e accompagni al percorso di vita ognuno di loro. Ecco, quindi io mi auguro che potremo lavorare insieme anche in futuro su questo tema, perché è un po' il tema che io penso che per i prossimi mesi, per i prossimi tempi ci terrà impegnati a ragionare anche sul progetto di vita vero delle persone, ma soprattutto per scardinare quelle rigidità tra il sistema sanitario, sociosanitario e sociale che io davvero sono stufa di vedere troppo distinte e rigide nei confronti di quelle che poi sono la vita umana, i bambini, i ragazzi, le persone e le loro famiglie. Sono convinta che insieme potremo fare sempre di più, quindi grazie per il vostro impegno, per il vostro lavoro, e vi aspetto qui al Ministero, spero presto, per un incontro. È
Ecco, allora grazie al Vice Ministro Bellucci, abbiamo sentito il suo impegno e la sua sensibilità su questi temi. E allora adesso è il momento di dare, siamo in attesa dell'arrivo di Maria Teresa Bellucci, scusate, Alessandra Locatelli, dobbiamo ringraziare Alessandra Locatelli che è il ministro per la disabilità e che abbiamo appena sentito. Siamo in attesa di Maria Teresa Bellucci, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tanto diamo la parola, facciamo salire sul podio le famiglie, gli organizzatori di questo convegno. Io li chiamo uno per uno. Franca Fagioli, che è direttore dell'oncoematologia pediatrica della Città della Salute e della Scienza di Torino, si accomodatevi. Manuela Tamburo De Bella di Agenas, coordinatrice dell'Osservatorio delle Reti Oncologiche Regionali, tutte le voci che parteciperanno oggi a questo nostro incontro. Arcangelo Prete, presidente di AIOP, l'Associazione per le Malattie Ematologiche. Angelo Ricci, vicepresidente di FIAGOP, e Laura Diaco, segretaria generale di FIAGOP. Accomodatevi e cominciamo con la proiezione di un video realizzato da FIAGOP, dove sentiremo la voce dei genitori, e vogliamo iniziare con questo contributo. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Francesca Zistoni, ma sono soprattutto un genitore che da molti anni si batte per i diritti dei minori, dei diritti dei minori in ospedale. La storia dei diritti del bambino è una storia recentissima. La Convenzione dei diritti del bambino è stata ratificata dalle Nazioni Unite nel 1989, nell'86 è nata la Carta di Leida, o poi denominata Carta di Itch, che è la carta dei diritti del bambino in ospedale. Purtroppo, quando i diritti rimangono solo degli enunciati sulla carta e non vengono applicati, non si migliora l'umanizzazione delle cure e della medicina. La salute per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un benessere fisico, psichico e sociale, e fare sì che il bambino non viva con maggiore trauma il percorso di malattia. Purtroppo in Italia gli ospedali certificati a misura di bambino, cioè che hanno quei requisiti minimi che non violano la Carta dei diritti del bambino in ospedale, questa certificazione in Italia è ancora volontaria e sono pochissimi i centri che si adeguano a queste norme. Ovviamente la prima cosa che si dice è che il bambino deve essere ricoverato in un ambiente adatto a lui, in un ambiente pediatrico, con del personale assolutamente preparato, con un percorso universitario ed esperienziale per l'approccio al bambino. Questo non avviene. Ci sono ancora molti bambini che vengono trattati negli ospedali per adulti, in reparti per adulti, con personale non accreditato e preparato. Il bambino ha diritto a essere ricoverato il meno possibile, quindi ci deve essere una rete sanitaria territoriale, un coordinamento che fa sì che il bambino possa stare ricoverato nel centro di eccellenza per il periodo necessario, ma che dopo trovi sul territorio o in ospedali periferici o più vicini alla sua abitazione quelle cure di cui ha bisogno. Ora, questo appunto non avviene, e ci sono addirittura regioni
dove questo diritto di accesso alle migliori cure possibili non è garantito. E per questo ora sentiremo proprio la testimonianza di Francesca, una mamma come me che viene dalla Sardegna e che racconterà la sua esperienza. In Sardegna abbiamo questa situazione, un unico reparto di oncoematologia pediatrica, un centro trapianti e zero posti letto di rianimazione pediatrica. Cioè in Sardegna, ricordiamolo, siamo un'isola circondata dal mare, non abbiamo la possibilità di curare i nostri figli in un reparto se hanno necessità della rianimazione pediatrica. Nelle malattie tumorali, gli shock anafilatici e gli shock settici, purtroppo, sono degli eventi che possono capitare e non sono prevedibili. È successo purtroppo tante volte ai nostri bambini di avere uno shock anche notturno, che sia stato veramente difficilissimo gestire la situazione. Perché tutti i reparti di pediatria, quindi non solo oncoematologia pediatrica, quando c'è un caso che potrebbe diventare grave, si opta per la partenza in elicottero o con degli aerei dell'aeronautica verso il continente. Ma purtroppo non sempre i tempi consentono l'organizzazione di un viaggio e di una partenza. Quindi stiamo parlando di una situazione gravissima, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, perché appunto anche un articolo di denuncia dell'Lancet sottolinea il caso eclatante della Sardegna, perché se può essere ancora giustificato che qualche regione intorno, per esempio al Lazio, non abbia dei posti letto proprio perché nel Lazio ce ne sono 58, perché ci sono tre presidi ospedalieri validi, non è giustificato che in Sardegna ci siano zero posti letto. Quindi è capitato a dei nostri bambini, sono capitate un caso anche all'attenzione della Procura della Repubblica, che appunto ci sia stata anche la difficoltà per un guasto dell'elicottero, per condizioni avverse meteorologiche, che si sia potuti partire con una tempistica adeguata. Addirittura c'è stata una polemica con il nostro assessore regionale, che ha dichiarato che i viaggi in elicottero costano meno dei posti letto in rianimazione pediatrica. Ecco, noi troviamo questo discorso scandaloso e inaccettabile. Prima di tutto perché non si possono fare dei conti mettendo a raffronto delle soluzioni che non hanno le stesse caratteristiche. Cioè un reparto di rianimazione in loco non ha le stesse caratteristiche di un viaggio in elicottero. E in secondo luogo perché riteniamo che la sanità pubblica non debba fare dei profitti, ma la sanità pubblica debba curare le persone. E quindi è un discorso che noi rifiutiamo completamente. Abbiamo necessità per i nostri figli di percorsi di cura complessi, che quindi prevedono un'attenzione particolare. Vorremmo per la nostra Sardegna la creazione di un polo pediatrico, quindi accorpare e non smembrare, allontanare le strutture, diciamo, che possano garantire un percorso di cura adeguato per i nostri bambini. Dovremmo accorpare queste strutture e rendere appunto tutte queste specificità pediatriche in maniera tale che possano lavorare in armonia. E proprio perché i diritti sono valori assoluti, che sono al di sopra di tutto, al di sopra degli uomini, al di sopra di qualsiasi potere, questi diritti andrebbero applicati. E purtroppo, invece, questo diritto ad avere le migliori cure possibili, con il bambino al centro e le competenze scientifiche che, diciamo, vanno incontro al bambino, purtroppo molte volte la politica, e le ragioni amministrative fanno sì che questo non avvenga, che logiche appunto politiche, distruggano, quella rete sanitaria e quel coordinamento sanitario
necessario alla salute del bambino. Adesso ne parlerà più approfonditamente un ge nostro genitore, Franco, che racconta la vicenda della Calabria. Buongiorno a tutti, mi tocca un compito abbastanza impegnativo, quello di parlare della situazione dell'oncoematologia pediatrica in Calabria. Io mi presento, sono Franco De Maria, sono il responsabile dell'associazione Gianmarco De Maria, presente da 22 anni ormai nel settore dell'oncoematologia pediatrica. Abbiamo sempre tentato di dare un contributo per le nostre famiglie che si trovavano ad affrontare questo terribile disagio, e negli ultimi tempi abbiamo invece riscontrato delle enormi difficoltà. Non sappiamo bene per quale motivo in particolare, o forse sì, però quella che è il nostro principale obiettivo, quello di ridurre la migrazione sanitaria verso altri ospedali dal nord, forse anche colpa del Covid, ha avuto una impennata notevole, con una grande disattenzione e una grande trascuratezza da parte delle nostre istituzioni. Oggi l'oncoematologia pediatrica in Calabria esiste come servizio soltanto nell'ospedale di Catanzaro e di Reggio Calabria, come derivato però accolto nel reparto degli adulti, e i nostri bambini, comprese ovviamente le loro famiglie, sono costretti ad allontanarsi ed andare verso altri ospedali per trovare soluzioni e speranza ai loro problemi. Un impegno e una lotta che stiamo portando avanti ormai da diversi anni è quello di tentare di dare risposta alle nostre famiglie, alle esigenze delle nostre famiglie, soprattutto perché c'è una parte che è il prologo della Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale, che recita così: ogni bambino e adolescente ha diritto ad essere curato nel modo migliore possibile, il più possibile vicino casa. Questo è uno di quegli obiettivi che ci vorremmo porre, ma negli ultimi tempi stiamo trovando esclusivamente orecchie tappate, orecchie chiuse. Non riusciamo a comprendere le motivazioni, tenendo conto che una patologia di questo genere ha un costo decisamente elevato, e noi, come cittadini calabresi, siamo obbligati a sostenere le spese di un piano di rientro ormai decennale, sono quasi 20 anni. La nostra sanità è commissariata da oltre 20 anni, e questo comporta un aggravio di spese che gravano sulle spalle dei cittadini, perché costretti a sopportare i costi e le spese delle trasferte verso altri ospedali, e nonostante questo continuiamo a pagare con le nostre tasse un sistema sanitario regionale che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, fa acqua da tutte le parti. Abbiamo parlato a lungo di diritti del bambino, ma mai abbastanza. L'invito che noi genitori possiamo fare al mondo della politica, di chi legifera, è quello di leggere attentamente questa Carta dei diritti e di farla applicare. Perché se noi partiamo dai diritti del bambino in ospedale, diventa chiaro quali sono gli obiettivi. Quindi bisogna mettere il bambino al centro di tutta una rete di competenze multidisciplinari che prendono in carico il bambino non solo come paziente, ma come persona. Questo è l'invito che noi genitori rivolgiamo alla politica e a chi legifera per i nostri bambini.
Ecco, avete visto, arrivederci Ministro, grazie. Avete visto, avete sentito le difficili situazioni della Sardegna e della Calabria, abbiamo visto adesso di corsa i 10 diritti dei bambini e adesso proviamo a dare delle risposte con questo convegno. Io do la parola a Franca Fagioli. Franca Fagioli è direttore dell'oncomatologia pediatrica Città della Salute e della Scienza di Torino, perciò cambiamo regione, è responsabile del gruppo di lavoro dei tumori pediatrici, perciò credo che sia una voce di grande competenza e di grande impegno. A lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie ovviamente a FIAGOP per questa giornata, grazie per la quotidianità che condividiamo con FIAGOP per la cura dei nostri bambini e grazie alle istituzioni presenti e ovviamente alle belle parole che abbiamo sentito dell'onorevole Moulet e anche quelle del ministro Schillaci e del ministro Locatelli e grazie a quelli che ci ascoltano in questi pochi minuti su cui vogliamo rifocalizzare. Abbiamo detto l'attenzione sui tumori pediatrici, abbiamo detto tumori rari, numeri piccoli, ma di grande impatto sociale, di grande importanza per tutti noi e per le loro famiglie, perché comunque i tumori pediatrici, anche se sono un evento raro, non so se vanno avanti, sì, anche se sono un evento raro, rappresentano ancora la prima causa di morte per i bambini e la seconda causa di morte negli adolescenti. E sono rari, ma sono un numero enorme. Abbiamo detto, abbiamo già sentito, 1500 bambini e 900 adolescenti che si ammalano di più di 60 tipi istologici, quindi rarità nella rarità, che a loro volta sono suddivisibili in un enorme numero di sottogruppi sulla base delle loro caratteristiche di superficie immunofenotipiche e biomolecolari. Quindi pochi bambini, ma un numero e pochi adolescenti e un numero importantissimo elevato di tumori. Tutti questi tumori vengono curati, anzi quasi tutti questi tumori, ma poi la parte degli adolescenti la tratterà nel dettaglio Arcangelo Prete, vengono curati nei 49 centri dell'Associazione Italiana di Ematologia e di Oncologia Pediatrica, quindi 49 centri in Italia per 2500 bambini che sono curati da una rete di professionisti che lavorano condividendo i protocolli di diagnosi e cura. E soprattutto condividendo quello che è un modello fondamentale di presa in carico globale del bambino e della sua famiglia. Modello di presa in carico che avviene con un momento fondamentale che è quello della comunicazione della diagnosi, dove l'oncologo pediatra con lo psicologo spiega nel dettaglio al paziente, bambino, adolescente e ai genitori che cosa significa per lui fare il percorso di guarigione. In questo momento si crea l'alleanza terapeutica, quindi cominciamo un viaggio verso la guarigione, abbiamo già sentito nell'80% dei casi, o purtroppo ancora un bambino su quattro non arriva a guarire. E nell'ambito di questo percorso la guarigione non è solo eradicare la malattia, ma è restituire dignità, restituire integrità psicofisico e sociale. E quindi questa integrità è data a merito di quello che è il supporto psicologico, di riabilitazione fisica e sportiva, abbiamo sentito anche le parole del ministro Locatelli, e soprattutto devono essere mantenuti quelli che sono i diritti del bambino, quindi scuole in ospedale di ogni ordine e grado, tutele lavorative poi per i genitori e non ultimo il supporto educativo e ricreativo. Quindi questo è un ospedale pediatrico per la fascia 0-18. Abbiamo detto quindi che questi bambini trovano questo modello di cura nei nostri centri e con questo modello di cura oggi più dell'80% dei nostri bambini guariscono. Per alcune malattie però ricordo la probabilità di guarigione è ancora zero, mentre invece per alcune malattie come ad esempio la leucemia linfoblastica acuta le probabilità di guarigione oggi sono superiori al 90%, quindi è uno dei più grandi successi della medicina, non solo dell'oncologia pediatrica ma della medicina in toto. Siamo passati da meno del 10% a più del 90%. E come siamo arrivati? Siamo arrivati a questo punto lavorando a rete. Chi ci ha preceduto, i grandi professori, i grandi baroni della medicina, in particolare dell'oncologia pediatrica, hanno fatto un passo indietro e hanno creato
creato dei protocolli di diagnosi e cura. Quindi quando i bambini arrivano, i loro genitori arrivano, diciamo che il protocollo, i bambini possono guarire, gli adolescenti possono guarire, che il protocollo di diagnosi e cura è uguale, sia che siano curati a Torino, a Milano, a Roma, a Catanzaro, a Palermo, in una qualunque città d'Italia dove c'è un centro di oncoematologia pediatrica, e questi protocolli sono coordinati sempre da un gruppo operativo che abbiamo all'interno della nostra società scientifica. È evidente che per curare bene un paziente però bisogna fare la diagnosi corretta, e quindi da molti anni abbiamo creato una rete di laboratori centralizzati che ci fa da seconda diagnosi. Abbiamo detto pochi bambini, tanti tumori, tanti centri, 49, e quindi abbiamo dei laboratori che ci fanno la seconda diagnosi per i nostri bambini. Un bambino con leucemia acuta di Torino fa la diagnosi da me, un prelievo corre con il corriere a Padova, che è il laboratorio centralizzato per la diagnosi. Quindi siamo sicuri di avere in tutta Italia le diagnosi corrette per i nostri bambini. Nonostante tutte queste azioni che sono state fatte dalla società scientifica con il supporto delle fondazioni, dei genitori e del terzo settore in generale in tutte le nostre regioni, perché siamo aiutatissimi dal sociale, abbiamo diverse criticità. La prima criticità è che il 75% dei nostri pazienti viene curato in soli 10 centri a livello nazionale, e se poi andiamo a scorporare ulteriormente vi sono solo 5 centri che lavorano a pieno ritmo su tutte le patologie. Quindi questo significa che noi non abbiamo un accesso omogeneo, ma soprattutto significa che questi centri sono profondamente diversi, e la profonda diversità fa sì che ci siano dei fenomeni migratori importanti, perché in alcune regioni non vi sono i servizi o perché in alcune regioni non vi è fiducia nei riguardi di chi fa la cura. Nonostante, come società scientifica, abbiamo dato strumenti omogenei a tutti per iniziare quelli che sono il trattamento. Vi è poi il problema importante sempre dell'adolescente. Vedete che solo il 37% degli adolescenti viene curato nei centri pediatrici. Ciò significa che non sono arruolati nei protocolli clinici, ciò significa che gli adolescenti sono, fra tutti i pazienti oncologici, quelli che nel corso degli anni sono guariti di meno, cioè hanno avuto minori probabilità di guarigione. E per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'appello a partecipare, credo forse per la prima volta le società scientifiche e i tecnici sono entrati nella definizione della rete tumori rari. L'argomento poi lo tratterà nel dettaglio la dottoressa Tambur De Bella di Agenas. Ricordo che il primo step che abbiamo messo è la rete per i pazienti di età inferiore ai 18 anni, quindi gli adulti non dovrebbero fare i bambini, anche per rispettare quelli che sono i diritti dei bambini. Assieme abbiamo definito che cosa deve avere un'oncologia pediatrica. Deve ad esempio avere una terapia intensiva, perché non si possono portare i bambini in pre-shock, perché non esiste il pre-shock. Questi bambini stanno male con un meccanismo on-off, cioè un minuto li passi e tutto bene, dopo 10 minuti stiamo correndo come dei pazzi e li portiamo in terapia intensiva. Quindi abbiamo messo i servizi minimi, ma non solo la terapia intensiva, preservare la fertilità, che vuol dire farli guarire, deve esserci lo psicologo, devono esserci tutta una serie di attività che sono assolutamente necessari perché il bambino possa fare un percorso, l'adolescente un percorso corretto per arrivare alla guarigione, o anche per essere accompagnato se il bambino non dovesse guarire, perché scuole e riabilitazione sono anche per i bambini che non possono guarire, ovviamente. Oltre che ad esempio la terapia del dolore, perché comunque non devono sentire dolore. Sulla base quindi abbiamo deciso che cosa devono avere le oncologie pediatriche. Abbiamo suddiviso quei tumori pediatrici, abbiamo detto sono tanti, in 5 famiglie. Tumori solidi, ci deve essere una chirurgia pediatrica, un'urologia pediatrica. Tumori del sistema nervoso centrale, è ovvio, la neurochirurgia. Sarcomi dell'osso, l'ortopedia oncologica, non dobbiamo più amputarli ma dobbiamo fare le protesi, e le dobbiamo fare non tutte in un solo centro, ma vi sono diversi centri che servono il territorio nazionale. Per i retinoblastomi serve un'oculistica pediatrica, per le leucemie e linfomi, centro trapianti cellule staminali e immunoterapia per fare le CAR-T. E da qui poi è nata la definizione dei centri user, che sono i centri dove possono essere curati i nostri pazienti, dove partono anche i protocolli di diagnosi e cura, non entro nei criteri perché poi li fa Manuela. Centri provider, che sono dei centri sovrazionali, e poi i nodi funzionali. Centri che funzionano
vicino all'abitazione del paziente, perché noi sappiamo che quando un bambino si ammala di tumore noi stessi induciamo povertà su quel nucleo familiare, perché un genitore sta sempre con noi, secondo genitore in genere se c'è lo mandiamo al lavoro, ma a quella famiglia manca una gamba per andare avanti, e quindi dobbiamo cercare noi di andare incontro alle famiglie e non viceversa. L'altro punto importantissimo è che abbiamo fatto uscire con la rete tumori rari quello che era il lavoro sommerso. La seconda opinione era fatta dalla società scientifica, ma non era riconosciuta dalle nostre regioni, e quindi fatta con fondi nostri. Quello che ci importa soprattutto non è tanto il fondo di ritorno, ma è soprattutto far sapere ai nostri decisori politici, ai nostri assessori regionali, che comunque facciamo anche questo servizio. Grazie. Professoressa, grazie a lei, grazie davvero, ci ha fatto una panoramica veramente completa di quello che fate e dei problemi che dovete affrontare, grazie. Allora adesso volevamo il saluto della Vice Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è riuscita a raggiungerci, grazie a Maria Teresa Bellucci, grazie di essere riuscita ad arrivare tra noi. Ma di che? Cioè, nessun grazie, nel senso il grazie è da parte mia innanzitutto permettetemi di ringraziare il vicepresidente Giorgio Mulet, perché la sua sensibilità dà sempre la possibilità di vedere queste stanze di Montecitorio arricchite di esperienze vere, di umanità, e di priorità che devono essere all'attenzione di questo governo e di questa nazione. Quindi lo ringrazio perché anche in questa occasione ci dà la possibilità di incontrare storie, professionisti, persone, e di poterlo fare in un'occasione come questa così delicata, che è la giornata mondiale contro il cancro infantile. È una questione non di forma ma di sostanza. Spesso siamo richiamati da tanti impegni, da tante emergenze, è giusto che sia così, prendersi cura di una nazione significa avere tante incombenze, ma ci sono momenti, ci sono questioni che devono richiamare l'attenzione di noi tutti, e certamente la sofferenza dei più piccoli e l'incontro con il cancro, con la malattia per un bambino o per un adolescente è una priorità. Per ogni decisore politico, per ogni esponente di governo, per ogni esponente delle istituzioni e per tutti voi che oggi siete qui e che raccontate la vostra storia, la vostra vita fatta di lavoro, ma di un lavoro che è messa a servizio del bene più prezioso che abbiamo, che è la difesa della vita. Io sono Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, quindi ringrazio anche la Federazione Italiana delle Associazioni dei Genitori e dei Guariti Oncoematologia Pediatrica, perché la loro messa a servizio non è soltanto quella di professionisti, che non fosse poco, che ogni giorno si dedicano ai più piccoli e alle loro famiglie, ma è anche la decisione di mettersi in rete, di creare un'associazione per potenziare la conoscenza, i saperi e per non far sentire soli. Come Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, la mia delega è specificatamente alle politiche sociali e al terzo settore. Io sono una psicologa, una psicoterapeuta, e ho incontrato il cancro in tanti modi diversi, come la maggior parte di noi. L'ho incontrato professionalmente, l'ho incontrato nella cooperazione, perché provengo dal mondo dell'associazionismo, del terzo settore, del volontariato. L'ho incontrato personalmente, oltre 20 anni fa. Non ero una bambina, non ero un adolescente, ma certamente ero molto giovane. E oggi sono qui. E quindi vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che la categoria professionale che rappresentate ha fatto per potermi oggi permettere di vivere. Avrei potuto perdere la vita estremamente facilmente, perché come tutte le persone giovani il mio cancro era molto aggressivo.
soltanto medici attenti, soltanto una ricerca puntuale, soltanto delle cure così capaci di salvare la vita mi hanno permesso oggi di poter dedicarmi anche alla protezione e dare un contributo per permettere a chi oggi incontra la malattia di essere qui come oggi è permesso a me di esserlo. Quindi ovviamente questo tema, come potete immaginare, mi è molto a cuore. E mi è molto a cuore perché sento un dovere e una responsabilità. Io negli anni del cancro, e vi dico anche questo, ho perso i miei genitori, tutti e due, nel giro di 36 mesi, mentre io avevo il cancro. Quindi ovviamente è un tema che mi è vicinissimo e di cui conosco profondamente le complessità. Dicevate, vi ascoltavo mentre venivo qui, nella diretta che era messa online, migliorare le cure non solo della malattia, ma le cure della persona. Perché la malattia è qualcosa che si incontra nella vita, che ci sconvolge, che spazza via le nostre certezze, che mette in discussione i nostri equilibri. Dai più piccoli, come avete visto nelle ricerche, molti genitori, le mamme soprattutto, in una percentuale altissima, lasciano il proprio lavoro. Non è una scelta libera, è una scelta obbligata. Spesso si separano, perché incontrare un trauma così difficile fa sì che si rompano dei legami, perché è difficile resistere a tutto quel dolore, a quello che non pensavi che entrasse nella tua esistenza. Figuriamoci quando il cancro e la malattia incontra la vita di un bambino e di un adolescente. Tutto penseresti che dover lottare a quello, penseresti di dovergli garantire lo studio, di aiutarlo a superare le difficoltà, la relazione, magari nell'adolescenza, quei conflitti che ci sono, ma mai penseresti di dover invece fare i conti con la morte, l'angoscia della morte. E allora c'è molto da fare? Sì, sicuramente c'è molto da fare. Il problema, e non vi voglio occupare troppo tempo, però il problema della questione migratoria, del garantire le migliori cure, ma anche quelle più vicine possibili, è un tema fondamentale. E quindi c'è molto da fare. Noi come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stiamo sostenendo, abbiamo sostenuto in questi anni, da una parte io ho ereditato questi interventi sapienti e li abbiamo potenziati in questi nostri 15 mesi di governo, legati al sostenere le realtà del terzo settore, cioè il mondo dell'associazionismo, del volontariato, che come sapete sta intorno agli ospedali e li supporta in tanti modi diversi, a volte e spesso purtroppo dando anche un alloggio a quelle famiglie che migrando lasciano le proprie case e hanno bisogno, per stare vicini ai propri piccoli rispetto a cure serrate, ovviamente di avere un appoggio rispetto a questo, ma grazie anche al supporto che danno da un punto di vista culturale, educativo, anche psicologico, in tutti i modi in cui l'associazionismo del terzo settore italiano fa la differenza, anche perché è un'eccellenza insieme alle cure pediatriche, alle cure oncologiche che abbiamo in Europa e che io spesso racconto e dico. Beh, abbiamo stanziato oltre 6 milioni di euro, 6 milioni e 200 mila euro per poter sostenere queste attività, queste azioni. Non crediamo che sia sufficiente, ma pensiamo che sia però un contributo importante che vorremmo continuare a finanziare e a sostenere per supportare quell'alleanza di cui l'Italia ha bisogno, di cui le famiglie hanno bisogno, i genitori hanno bisogno e anche i fratelli di questi piccoli, perché intorno ad una malattia oncologica di un bimbo, di una bimba, di un adolescente, poi ci sono i genitori, ma ci sono anche i fratelli e le sorelle, sconvolge tutti e spesso quella priorità che richiama tutti a dover dare attenzione a quel bambino fa cadere in un cono d'ombra l'altro figlio, con inevitabilmente delle conseguenze. Non è ovviamente la colpa di nessuno, è la vita che è molto difficile e difficile da affrontare e per questo una delle possibilità è proprio quella di stringersi intorno a
a quelle esistenze umane per dare un proprio contributo, un contributo di amore, di rispetto, di vicinanza, perché quando si contra il male le conseguenze e le strade che si prendono possono essere tante diverse. Lei prima diceva ci sono anche le conseguenze del dopo, parlava delle questioni legate alla fertilità, perché a volte ci si concentra sul ridare la vita, ma si perde la prospettiva di quella vita che continua a esistere e che quindi deve vedere garantito un futuro. Ecco, su questi temi si incontrano temi di carattere sanitario, di carattere sociale, di carattere etico, si incontra la fragilità. Può diventare anche un'occasione. Vi dico una cosa dura, dipende da ciascuno di noi. Per me, pensatelo, è diventato, forse lo dico perché oggi sono qui a vivere sicuramente, ma vi dico una cosa, se tornassi indietro, nonostante tutto quello che ho perso, non cancellerei il cancro. E questo perché le persone che ho avuto intorno, medici, infermieri, psicologi, amici, mondo del volontariato, rete di pazienti oncologici che si sono stretti, mi hanno insegnato tanto e la mia vita è diventata migliore. Quindi dipende da ciascuno di noi, dipende dal senso di responsabilità che portiamo dentro, dipende dalle priorità che ci diamo e dalle scelte. È per questo che oggi sono qui, scusatemi se sono arrivata in ritardo, ci tenevo tantissimo e vi ringrazio per tutto quello che fate ogni giorno della vostra esistenza. Il Presidente ringrazia, grazie di questa bellissima testimonianza, grazie. Allora ci ha fatto capire l'importanza di questa, di questo incontro. Andiamo avanti, adesso è il momento di AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Manuela Tamburo De Bella, che è coordinatore dell'Osservatorio delle Reti Oncologiche Regionali e del Coordinamento per la Rete Nazionale dei Tumori Rari. Altra voce di grande competenza, a lei la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio il vicepresidente Mulè e tutte le istituzioni presenti oggi e le testimonianze che abbiamo sentito e che ancora sentiremo. Io sono un oncologo medico, sono prestata alla governance sanitaria da qualche anno e quindi ho l'onore ma anche una grande responsabilità di portare un reale miglioramento di quello che è il servizio sanitario al cittadino, di uniformare, armonizzare, che poi è nella missione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali dove lavoro, tutto quello che il legislatore, quindi il Ministero, propone, dispone e poi in fase attuativa le regioni, fino appunto alla sostenibilità e prossimità per i pazienti e uniformità sul territorio. Ricordiamo la rete, cos'è la rete nazionale tumori rari? Intanto la definizione di rete nazionale già è unica di per sé, perché le reti per natura sono regionali, hanno una declinazione regionale, ma proprio perché la rete nazionale dei tumori rari tratta le patologie così definite rare, cioè a più bassa incidenza, ma che nelle tre famiglie che la compongono, cioè l'oncoematologia pediatrica, i solidi rari dell'adulto e gli oncoematologici, costituisce quasi il 20% delle patologie oncologiche nazionali. Quindi immaginate qual è l'impatto economico, assistenziale, sociale sul territorio. Volevo appunto ricordare che con decreto del Ministro nel 22 del marzo 22 è stato rinnovato il coordinamento che io ho l'onore di presiedere, di coordinare, con la presenza appunto del Ministero, dei Ministeri, della FIAGOP, della FAVO, della IEOP e di tre esperti di settore, una delle quali, la professoressa Fagioli che ha appena parlato, rappresenta appunto l'oncoematologia pediatrica. E come abbiamo proceduto? La prima cosa importante che c'è
c'era da fare era definire la rete non esisteva e aveva, c'era una grande necessità, una grande richiesta, sia dei professionisti che lavoravano comunque e sempre per il bene del paziente, ma che non erano organizzati e che non erano supportati dalle istituzioni e appunto dalla governance sanitaria. E quindi in Agenas abbiamo creato i 3 tavoli tecnici, uno per famiglia, per definire provider, quindi centri di eccellenza di elevata competenza e multidimensionalità, così come previsto dall'intesa del 2019, gli user, quindi che hanno sia l'endorsement come ERN, come European Center, e i volumi anche di produzione, quindi garantire l'accesso alle cure, l'accesso assolutamente controllato, con una qualità elevata dei servizi e anche multidimensionale, fino ai nodi della rete che abbiamo fortemente voluto anche con Franca per avere sul territorio in prossimità, al di là dei centri d'eccellenza ad altissimo impatto assistenziale che devono esserci e che devono coordinare poi le linee di indirizzo, ma la prossimità in un paziente pediatrico nel dopo cura o in quella fase diciamo di follow up o di mantenimento è fondamentale per garantire anche una sostenibilità alle famiglie con equivalente cura. E la presenza, come vedete, in questi 3 tavoli tecnici dell'associazione dei pazienti è stata fondamentale perché ci ha guidati, ci ha illuminati in qualche modo in quelli che erano effettivamente reali bisogni poi sul campo. A cosa serve una rete? Che cos'è una rete? La rete migliora sicuramente l'organizzazione sanitaria, quindi i processi di gestione, i processi di ottimizzazione in rete sicuramente sono più performanti. Dà un riferimento certo per i pazienti e per i professionisti che lavorano nel settore. È importante perché permette il riconoscimento delle prestazioni erogate. La professoressa Fagioli faceva riferimento al fatto che la second opinion, quindi il consulto tra professionisti, non era riconosciuto, ma era legato alla buona volontà e alla grandissima professionalità appunto di chi lavora nel settore, mentre adesso oggi con lo strumento del teleconsulto, della telemedicina e con la sostenibilità che noi dobbiamo garantire alla rete, perché la rete va sostenuta economicamente, tutte queste prestazioni, anche l'accesso ai trial clinici, la possibilità anche per le altre patologie, non soltanto quella pediatrica, la possibilità in qualunque regione il paziente si trovi di avere il consulto immediato col professionista specialista della sua patologia, della sua sottodiagnosi, perché ci sono tantissimi domini e tante sottodiagnosi, e soprattutto di poter essere indirizzato eventualmente all'accesso a studi clinici o a protocolli che altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di conoscere. E ancora, quindi, inquadrare la parte organizzativa funzionale all'interno della rete oncologica regionale. Non sono due reti che non si parlano, si devono parlare, devono avere un intento di coordinamento, devono avere delle linee comuni, spesso gli ospedali sono anche in comune, quindi hanno, diciamo, l'impatto assistenziale deve essere integrato e soprattutto deve anche utilizzare dei criteri di uniformità su tutto il territorio. Questi criteri sono garantiti dai PDTA, cioè i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, che definiscono gli step che il paziente deve andare incontro per avere un percorso di cura dal sospetto diagnostico fino alla guarigione o al follow up è ottimale e uniforme sul territorio e gli indicatori, ancora gli indicatori, i PDTA, gli indicatori sono adesso diciamo in lavorazione e nel coordinamento, proprio perché l'attività di questo 2024 proprio volta a fornire degli strumenti anche di autovalutazione della rete, oltre che di valutazione da parte del nostro coordinamento per affiancare e uniformare i centri. Il processo normativo è arrivato in conferenza e con nostra grande entusiasmo è stato approvato alla conferenza delle regioni nel 23. Le regioni hanno comunque lavorato tutte con noi, hanno deciso insieme a noi, selezionato i centri hanno le caratteristiche diverse, come vedete i provider nazionali sono pochi per la pediatria, quindi i grandi centri d'eccellenza, quelli che fanno comunque le indicazioni, come diceva la professoressa Fagioli,
per le varie patologie, e qui li vedete riportati. E ancora i provider, diciamo, devono assolutamente prevedere, e anche questo anche sul territorio fino al nodo di rete, l'integrazione anche con la rete delle cure palliative è fondamentale per l'assistenza integrata precoce al paziente oncologico in generale, ma oncoematologico pediatrico. E questi appunto sono i vari laboratori centralizzati, come si diceva, perché la caratteristica della diagnostica dei tumori pediatrici è quello di avere una centralizzazione per avere la massima capacità diagnostico-risolutiva ed evitare misdiagnosi, che sarebbe sicuramente un danno enorme per la vita del paziente. E quindi queste sono le attività che quest'anno ci riproponiamo di portare avanti, alcune le abbiamo già viste. Ricordiamo che la legge di bilancio del 23, a proposito delle cure palliative, impone alle regioni di emanare il piano di potenziamento annuale per la definizione dei percorsi e del sostentamento della rete di cure palliative. C'è un'enorme difformità sul territorio nazionale ancora presente, che noi stiamo sostenendo. In Agenas abbiamo anche un comitato tecnico scientifico per le cure palliative e affianchiamo le regioni proprio anche nella redazione del piano e nella definizione dei centri ed assistenza. Questo potete vedere, insomma, quello che un po' emerge anche dall'ultimo monitoraggio del DM77, che il DM77, come sapete, quel decreto che stabilisce e che dà il via a quella che è la nuova organizzazione della sanità territoriale, e aiutata, sostenuta dal PNRR nella definizione di case della comunità, ospedale di comunità e COT, ma che in realtà si porta dietro anche tutta una organizzazione sanitaria, ospedale e territorio molto complessa. Ecco qua alcune riflessioni sui piani di potenziamento, non vi voglio tediare, e i focus sulle UCPDOM regionali, quindi le unità di cure palliative domiciliari, sia del pediatrico che dell'adulto, come vedete in questa slide. Nell'osservatorio in Agenas abbiamo l'osservatorio delle reti nazionali, delle reti regionali oncologiche, e chiaramente questo osservatorio ogni anno produce un po' più strutturato, perché già da 5 anni produciamo annualmente un report molto analitico e importante. Quest'anno, cioè lo scorso anno, l'anno passato, mi fa piacere ricordare come all'attenzione della conferenza delle regioni e alla loro approvazione sono arrivati dei documenti molto importanti di gestione sanitaria, come i requisiti essenziali per la valutazione delle performance delle reti oncologiche, cioè vengono date esattamente le indicazioni su come governare la rete. Ancora il ruolo delle associazioni di volontariato, di malati di attivismo civico nelle reti, quindi l'istituzionalizzazione delle associazioni e il terzo settore nelle reti, non una presenza spot, una presenza quasi concessa a livello ospedaliero, a livello regionale, ma la presenza istituzionalizzata anche a livello dei processi di governance e decisionali. E ancora le linee di indirizzo per l'oncologia territoriale, l'allegato tecnico molto importante del mio ufficio è appunto quella del Molecular Tumor Board, quindi la definizione dell'accesso alle cure e di come è possibile selezionare pazienti che chiaramente ne hanno le caratteristiche per poter accedere a una profilazione NGS o comunque a delle cure che non sono state ancora regolamentate, i farmaci che non sono arrivati ancora a registrazione. E il monitoraggio che noi abbiamo quest'anno per la patologia oncologica in toto, ma sulla quale non mi voglio dilungare, perché chiaramente vedete le associazioni e le società scientifiche che lavorano con noi, e che si basa su una valutazione sintetica. Questa è la sintesi, ma se voi leggete il rapporto che sul nostro sito Agenas è molto approfondito e ogni regione può trovare chi fa cosa, i centri eccetera. C'è ancora tanto da lavorare, come vedete, non voglio entrare nel merito di quello che già abbiamo ampiamente divulgato in agenzia, ma c'è da lavorare non solo sui processi gestionali, ma poi anche sulla qualità dei servizi, quindi sulla presa in carico. E anche soprattutto su quello che sono le discrepanze, la mobilità sanitaria oncologica, che è ancora oggi molto forte, la pediatrica
a maggior ragione. E quindi insomma abbiamo una difformità, abbiamo regioni totalmente performanti dove il processo di rete è un processo che nasce da tanti anni e che già produce degli effetti anche sulla presa in carico e sugli indicatori, diciamo, di esito. Regioni che invece stanno, diciamo, raggiungono delle performance alte, ma perché hanno dei centri d'eccellenza, quindi le cosiddette cattedrali, diciamo, di cura, che chiaramente li portano, come la Lombardia e il Lazio, eccetera, che li portano a un livello molto elevato, ma che spesso fanno fatica a lavorare in rete. Regioni che stanno invece facendo un grosso processo di crescita, come la Campania, la Puglia, la Sicilia, quindi il Sud, ma anche la provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che sono partite da una riorganizzazione, capendo che la riorganizzazione è la base poi dell'esito. Volevo farvi notare o conoscere il portale della trasparenza Agena, se il trova strutture. In realtà esiste già da 2 anni, ma è poco conosciuto ed è poco consultato. In realtà è uno strumento tecnico-scientifico molto importante, fatto per il cittadino, per i pazienti, per i parenti dei pazienti, per il caregiver, perché diciamo in maniera strutturata, quindi con quelli che sono i dati, i nostri dati, i dati prodotti dai due, dall'osservatorio e dal coordinamento, identifica i centri e dà delle informazioni al cittadino molto importanti su chi fa cosa, come lo fa, quanto lo fa, come accedere, e quindi io penso che sia importante enfatizzare con lo strumento, anziché il dottor Google, utilizzare uno strumento messo, diciamo, a disposizione da un'istituzione che almeno garantisca i contenuti e garantisca l'informazione. Io vi ringrazio. Grazie, grazie, attenzione, dottoressa De Bella, si accomodi, grazie, ci ha fatto capire bene le criticità quali sono. Allora, adesso diamo la parola alle associazioni che hanno voluto questo incontro di oggi. Io do la parola al presidente dell'AIOP, Arcangelo Prete, che è responsabile dell'oncologia pediatrica del Sant'Orsola di Bologna. Buongiorno a tutti, grazie al vicepresidente Mulè per il cortese invito, grazie a FIAGOP per avermi voluto qui, grazie a tutti voi e a tutti i rappresentanti delle istituzioni che sono qui presenti. L'avete sentito dire da Franca Fagioli, piccoli numeri, piccoli numeri rispetto ai grandi killer che noi conosciamo della patologia oncologica, ma di un'estrema complessità. 2300-2400 pazienti per anno, che comprendono bambini, quale classe di bambini? Bambini adolescenti, giovani adulti, 0-14 anni, 15-19 anni. È un dilemma grosso, perché mentre abbiamo, per quel che riguarda l'età compresa tra 0 e 14 anni, una possibilità, capacità di accrual da parte delle strutture pediatriche del 98,3%, per quel che riguarda l'età adolescenziale arriviamo appena al 30-35%. 37% fa vedere Franca Fagioli, che vuol dire che oltre il 70%, quantomeno molto vicino al 70% di adolescenti in età compresa tra i 15 e i 17 anni vengono curati in reparti per adulti. Non solo. Se scorporiamo gli adolescenti, rimane comunque un 20-21% di bambini età 0-14 anni che vengono curati in reparti per adulti. Bambini a cui viene sottratta la specificità e la professionalità di expertise da parte di operatori, che non può reinventarsi, non può essere acquisita da oggi a domani, ma è un percorso lungo, è un percorso faticoso, ma che dà tante soddisfazioni. Non solo da tante soddisfazioni, ma da anche dei risultati. Ormai la letteratura è estremamente ricca di lavori scientifici che ci indicano come un bambino o un adolescente curato, trattato in un reparto pediatrico con specificità per l'adolescente
ottiene dei risultati in termini di guarigione superiore all'adolescente che viene curato in reparto per adulti. E questo spiega ancora meno perché tanta parte degli adolescenti finisce in un reparto per adulti, forse perché gli adolescenti rimangono ancora quella terra di mezzo tra l'età pediatrica e l'età adulta che è orfana, è orfana di protocolli, perché i protocolli pediatrici nella maggior parte dei casi arrivano fino ai 14 anni in termini di accrual, è orfana di protocolli dell'adulto, perché i protocolli dell'adulto cominciano dai 18 anni in poi. E gli adolescenti, che sono una categoria diversa, le caratteristiche biologiche di presentazioni, di outcome, di andamento, di tossicità di questi pazienti sono diverse sia da quelle del bambino, sono diverse da quelle dell'adulto e meritano, come tanti centri stanno facendo, grazie anche al supporto da parte del volontariato, delle associazioni di genitori, di essere trattati, assistiti, accuditi e, viva Dio, anche accompagnati in strutture e reparti che tengano conto della loro specificità. Vengo a un altro, perché dei successi che abbiamo avuto, dei successi che ci sono stati, li abbiamo tutti. Chi frequenta il settore, chi frequenta i nostri corridoi, chi calpesta i nostri linoleum, li vede quotidianamente. Preferisco parlare delle criticità, perché credo che è su quelle che bisogna concentrarsi, senza lasciarsi, come dire, andare o appoggiare sugli errori per i successi ottenuti, ma affrontando con la stessa decisione le criticità che ancora ci sono. Una delle tante criticità che ancora c'è è, e me lo rimprovera sempre Paolo Viti, la migrazione. Una volta, francamente, per tagliar corto alla sua ulteriore sperequazione nel settore, disse: ascolta Paolo, la migrazione non la elimini, la migrazione non la annulli. Lui non ci rimase bene, francamente, perché si aspettava una risposta differente da parte mia. E probabilmente una risposta differente c'è. La migrazione non si annulla, però si può tendere allo zero. Quanto vicino allo zero? Beh, questo non lo so, perché non dipende soltanto dal signor dottore, ammesso che ci sia un signor dottore. Dipende dalla struttura in cui si arriva, dipende da chi ti accoglie, dipende dalla rete che hai intorno. Sì, dipende anche dalla tecnologia, dipende anche dalla professionalità e dalla capacità di accoglienza che tutto il personale deputato ha. E quindi tanti fattori. Sta di fatto che la migrazione, che globalmente considerata superava il 30% nel decennio che va dall'88 al 97, è scesa al 26% nel decennio 98-2007, è scesa al 22% nel decennio 2008-2017. Non è zero, ci stiamo provando, ma ho l'impressione di chi vive questo fenomeno sia quella di numeri più grossi. Effettivamente i numeri più grossi ci sono, perché questi dati sono dati globali, ma se noi andiamo ad analizzare nello specifico, vediamo che per alcune categorie di malattie, come ad esempio i tumori solidi, la migrazione raggiunge quasi il 60%. Un lavoro recente che non è ancora pubblicato, ma che troverà pubblicazione presto, realizzato in ambito AIEOP da parte di Roberto Rondelli, che vuole essere un aggiornamento di uno stesso lavoro pubblicato nel 2002, ci dice che ci sono alcune regioni che trattengono non più del 60-55% dei malati di patologia oncologica rispetto a quello che è il bacino d'utenza. Così come ci sono regioni in cui arriva il 120, 130, 140%
dei pazienti attesi rispetto alla popolazione, al bacino di utenza. È evidente che qualcosa che si sposta da una parte all'altra c'è. E spiace, francamente, che gli amministratori locali, regionali, provinciali, non abbiano accolto l'invito del vicepresidente Mulè, perché avrebbero potuto sentire il grido di dolore che da tanta parte d'Italia si alza. Lo disse Vittorio Emanuele II e scatenò la seconda guerra di indipendenza. Adesso di guerra di indipendenza non ce n'è più, grazie a Dio. C'è ancora però una guerra in atto nei confronti di una malattia e quel grido di dolore si sente ancora. Grazie. Grazie Presidente, grazie. Andiamo avanti, adesso il vicepresidente di FIAGOP, Angelo Ricci, ha partecipato al gruppo di lavoro a Genas per la definizione delle reti regionali e lui è anche un papà. Buongiorno a tutti e grazie. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti che già sono stati fatti alle autorità che ci hanno permesso di essere in questo luogo così importante dove celebrare questa nostra giornata mondiale. Molte delle cose che dirò in realtà sono già state in qualche caso anche approfondite. Io naturalmente il mio tema è specifico, quindi ci passerò sopra, ma tutte queste criticità sono veramente importanti per il mondo dell'oncologia pediatrica. Mi piace poterle portare alla vostra attenzione. Fuori dal mio discorso, per esempio, il vice ministro, che ha dimostrato il suo essere psicologa quando parlava, per esempio, del problema dei fratelli, mi piace sottolineare che anche questo tema ci sta a cuore. Abbiamo avuto anche un incontro dedicato ai fratelli d'ombra, così chiamati. Sono tutti argomenti che naturalmente ci stanno molto a cuore. Ma veniamo al mio intervento. Sì, scusate, cerco di capire come muovermi in questa cosa qui, ovviamente. Questo è il titolo della mia presentazione, il coinvolgimento di FIAGOP nel tavolo di coordinamento funzionale della rete nazionale tumori rari. Il mio intervento in realtà si articola così, un cenno sulla giornata mondiale, dobbiamo almeno farlo, visto che siamo qui proprio in occasione della giornata mondiale e non nazionale. Allora, la giornata mondiale è stata istituita dall'OMS ed è allo scopo di porre l'attenzione sui temi che riguardano una malattia così impattante per le famiglie, per i bambini, per la società in generale. Guardando soltanto lo sguardo internazionale, noi diciamo, abbiamo già detto che l'80% dei bambini e dei ragazzi guarisce e il 20% non guarisce. Bene, in molti paesi a basso reddito la proporzione è esattamente invertita. Non più del 20% guarisce, tutti gli altri non ce la fanno. Quindi dal punto di vista internazionale è importante porre l'attenzione su questo argomento perché i bambini in qualsiasi parte del mondo hanno diritto a cure, hanno diritto a guarire. Poi, scusate, non sono andato avanti con la presentazione, ma non ha importanza. Mi piace solo sottolineare che FIAGOP fa parte di una rete mondiale che si chiama Childhood Cancer International, che poi è quella che dà il via a questa giornata. È una organizzazione che raccoglie associazioni da parte di tutto il mondo. Poi due parole sulla FIAGOP per quelli che non la conoscono. È una federazione che raccoglie almeno 30 associazioni di genitori su tutto il territorio nazionale, praticamente in ogni centro più o meno c'è un'associazione. È nata nel 95 e ha lo scopo in sostanza di rappresentare le istanze, le necessità delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi malati di tumore. Svolge la sua attività in questi tre settori, potremmo dire molto semplicemente la sensibilizzazione, l'advocacy per i diritti dei bambini e delle famiglie, la ricerca e il sostegno ai reparti, ora la ricerca non in senso diretto ma quantomeno nel sostegno a tutto ciò che può portare avanti l'attività di ricerca e nel sostegno alle famiglie. Questa è un'attività specifica delle nostre associazioni, è già stato fatto riferimento a questo, al fatto che le associazioni forniscono alle famiglie che si devono trasferire
tutti quei supporti necessari che vengono necessariamente fuori quando una famiglia affronta un dramma così terribile come quello della malattia oncologica del proprio figlio, un vero e proprio tsunami che sconvolge la famiglia, e quindi assistenza psicologica, ospitalità nelle case di accoglienza, insomma qualsiasi cosa vi venga in mente che possa servire in questi casi. Di solito le associazioni questo fanno. Oltre al tavolo della Rete Nazionale dei Tumori Rari, mi piace dire che la nostra federazione siede anche nel centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, cioè quell'organismo che monitora, organizza l'attività dei comitati etici che poi deliberano in merito alla ricerca scientifica. Esiste un comitato etico nazionale specificamente dedicato all'oncologia pediatrica. Qualche dato è già stato dato, quindi non, scusate il gioco di parola, non sottolineerò, tranne il fatto che se è vero che l'80% guarisce, ed è vero, il 20% invece non guarisce, e su questo dobbiamo molto concentrarci. E dobbiamo anche ricordarci che di quell'80% che guarisce, 2 su 3 soffriranno di effetti tardivi dovuti alla tossicità delle terapie che hanno subito. Per fortuna, potremmo anche dire. Quindi anche un'altra criticità, un altro tema importante è quello del follow-up a lungo termine dei pazienti guariti, del passaporto del guarito, di tante cose di cui adesso non possiamo sicuramente parlare. Venendo al coinvolgimento, sappiamo che già nel 78 l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, diciamo, imponeva la partecipazione dei cittadini nella politica sanitaria, e lo stesso Piano Oncologico Nazionale sottolinea l'importanza dell'attività delle organizzazioni di volontariato nelle decisioni che riguardano il paziente, il malato, e quindi una cosa che secondo me è estremamente fondamentale. Proprio in quest'ambito che la FIAGOP è entrata nella Rete Nazionale dei Tumori Rari. Ovviamente è già stato detto, nell'ambito dei tumori pediatrici, i quali sono tutti, e mi ripeto, mi scuso, tumori rari. Lì vedete anche, diciamo, la definizione esatta che ci dà l'Istituto Superiore di Sanità. È già stato detto, la rete è concepita come hub and spoke, quindi dei centri provider, dei centri user e poi i nodi funzionali. FIAGOP condivide questa impostazione perché siamo consapevoli, come dice questa frase, nel nostro paese continuano ad essere presenti importanti diseguaglianze territoriali nella distribuzione delle risorse, nella qualità dell'assistenza e nell'accesso ai servizi che sono alla base della migrazione extraregionale dalle regioni del sud a quelle del nord. Queste sono parole del libro bianco della pediatria che è stato redatto da FIARPE, della Federazione delle Associazioni e delle società scientifiche dell'area pediatrica. E in particolare poi, per quanto riguarda l'oncologia pediatrica, è già stato detto, sono pochi i centri che in realtà si prendono cura di molti pazienti. Questa migrazione avviene in molti casi per libera scelta della famiglia, ognuno si può curare dove vuole, se vogliamo, ma proprio perché molto spesso in alcune zone non esistono le strutture, non esistono le risorse, non esistono i servizi, e questo fatto obbliga le famiglie a spostarsi. E questo fatto comporta degli squilibri assolutamente insostenibili ed un costo psicosociale che grava essenzialmente sulle spalle delle famiglie. Il fatto che le associazioni siano lì pronte a sovvenire ai bisogni non toglie nulla al fatto che questa cosa non dovrebbe accadere, perché in molti casi le famiglie si allontanano dal proprio domicilio anche per lunghi periodi. Franca Fagioli ha già detto giustamente che questo tipo di malattia è un induttore di povertà, perché molto spesso si perde il lavoro addirittura. Tra l'altro, mi spiace che sia andato via il Vice Ministro, perché certamente anche uno degli aspetti che sta a cuore alla nostra federazione è quello della tutela dei diritti dei lavoratori. Ora esistono già delle tutele, penso alla legge 104 per esempio, ma penso anche a tutti quei lavoratori che non hanno uno stipendio e che invece devono assolutamente abbandonare la propria attività per dedicarsi comprensibilmente al proprio figlio. Ecco, in questo caso davvero credo che lo Stato dovrebbe farsi carico di queste situazioni e trovare delle soluzioni che rispondano a queste esigenze. Naturalmente pensiamo che questo tipo di rete possa essere un primo passo per offrire davvero a tutti
l'accesso a cure tempestive, a cure effettive, possa permettere di accedere in molti più casi anche alle sperimentazioni cliniche, a tutto ciò che serve per poter offrire migliori opportunità di cure ai bambini e ai ragazzi. Come vedete, anch'io segnalo questa criticità sul quale già siamo ci siamo soffermati, del fatto che troppo spesso, e peraltro il bellissimo video che ha introdotto il nostro incontro ce lo ha ricordato, troppo spesso i bambini sono mescolati agli adulti, e questo assolutamente è una cosa inconcepibile. Lo possiamo semplicemente immaginare. Molto spesso la patologia oncologica riguarda l'età più avanzata, non sempre, ma diciamo in molti casi il fatto che invecchiamo ci espone a questo rischio, ma soltanto a pensarci al fatto che nello stesso reparto in qualche modo siano ospitati anziani e bambini mi sembra una cosa inconcepibile, tanto più anche per gli adolescenti che invece sono quasi sempre ricoverati in centri dell'adulto. Di nuovo mi immagino una stanza di ospedale in cui in un letto c'è un vecchietto, scusate, anche io ci sto avvicinando a quell'età lì, e nel letto a fianco c'è un ragazzo che magari vorrebbe scherzare con gli amici, suonare la chitarra, mandare, non so, non siamo in una sala dove non si possono dire parolacce, non so, mandare a quel paese la vita, che ne so, tutto quello che un adolescente può passare in questi casi. Ecco, davvero queste sono criticità che dobbiamo veramente superare, che ci stanno davvero a cuore. Venendo alla mia, perché ero io a sedere in quel tavolo in cui ho fatto davvero poco, salvo se vogliamo tenere gli occhi aperti, diciamo, è già stato detto, quindi vado velocemente sul fatto che la prima parte di attività ha riguardato l'individuazione dei centri di questa rete. Il gruppo di lavoro, mi piace sottolinearlo, che appunto ha avuto questo approccio inclusivo, per cui sono stati inseriti, come è già stato ricordato, mi scuso per questo, però magari ripetita Juvent, come si dice, sono stati inseriti i nodi funzionali, che sono quei nodi sul territorio che sono una sorta di porta di accesso alla terapia per le famiglie, dalla quale poi possono passare alla rete più ampia. E poi mi piace anche sottolineare, perché io non nascondo Manuela, che quando io ho parlato di questo argomento in federazione, molti dicono: ma come, il mio centro non è nei centri user, il mio centro non è nei centri provider? Quindi c'è stato un po' di stupore, ma va detto che è un'analisi, diciamo, asettica quello che ha portato a questa scelta. Però questa rete è adattabile ed è auspicabile che le regioni facciano in modo che altri centri possano, se mi passate la parola, salire di grado e fornire quindi in modo più diffuso tutte quelle risposte ai bisogni non soddisfatti delle famiglie che affrontano la malattia. Quindi è una rete adattabile. Cosa stiamo facendo adesso? È già stato anche questo detto, però insomma io lo dico in parole più semplici. Diciamo, in questo momento stiamo parlando, non abbiamo ancora fatto niente per la verità, ma stiamo lavorando. Abbiamo un form, sì, abbiamo la definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali. Che così detto non sembra niente, ma mi aiuto leggendo, così non dico stupidaggini. È un processo importante che permette di standardizzare le cure, ottimizzare gli approcci terapeutici, promuovere la collaborazione multidisciplinare, tutte parole che abbiamo già sentito stamattina, semplificare la comunicazione tra medici e famiglie e migliorare la qualità della cura. In definitiva, l'obiettivo è di migliorare la qualità di vita e i risultati terapeutici dei pazienti oncologici pediatrici e ovviamente di conseguenza delle loro famiglie. Vado alla conclusione, quindi tornando a quello che dicevo all'inizio del coinvolgimento dei pazienti, ecco, il coinvolgimento dei pazienti è assolutamente indispensabile per verificare il rispetto dei diritti dei pazienti, dei bambini e degli adolescenti, in questo caso in modo particolare delle loro famiglie. Abbiamo sentito i problemi della Sardegna, i problemi della Calabria, insomma il nostro ruolo è indispensabile, perché possiamo fornire l'esperienza diretta, diciamolo, perché noi l'abbiamo vissuta la malattia, magari qualcuno di noi l'ha vissuta parecchio tempo fa e ha anche avuto modo di vedere come sono migliorate le cose nel corso degli anni. Io ogni tanto faccio questo esempio mio personale. Mia figlia faceva le lombari. All'epoca le lombari
erano fatte senza anestesia, non c'era niente. Io mi stringevo alla bambina che doveva subire questa cosa. Adesso, per esempio, questo non esiste più. Come ci siamo arrivati a questo? Certamente perché abbiamo avuto una classe medica molto sensibile, ma anche perché i genitori hanno rotto le scatole su questo, perché non era possibile vedere un bambino soffrire inutilmente per questa cosa. Ecco, quindi la nostra collaborazione può veramente contribuire significativamente a cambiare la cultura, i valori della ricerca. Auspici, certo, sostenendo tutto questo, noi speriamo di far sì che quel 20% che non guarisce possa giungere alla guarigione, diciamo di far almeno tendere verso lo zero quel 20%. Questo è sicuramente il nostro auspicio. Le prospettive, ci auguriamo appunto che le regioni, sinceramente il fatto che non sia venuto nessuno delle regioni non mi fa sperare tanto bene. Il fatto che si parli di come si chiama, autonomia differenziata, non mi convince tantissimo, lo vedremo, staremo a vedere, ma è vero che questa è una rete nazionale che è sovraregionale, però alla fine saranno le regioni a implementare questa rete nel loro territorio. E quindi lì credo che forse le associazioni di genitori, la FIAGOP ovviamente, ma anche le associazioni di medici potranno fare qualche azione, perché questo effettivamente porti a uno sviluppo di questa rete, a una sua implementazione, al fatto che diventi operativa in modo effettivo. Perché in effetti, diciamolo pure, una rete esisteva già, perché l'AIOP era già questa rete, in fondo questa rete nazionale si sovrappone un po', ma diventa una rete ufficiale, formalizzata, legalmente riconosciuta. E ci sono aspetti molto importanti anche di medicina legale, di responsabilità. Quindi è sicuramente un passo avanti. Senza dimenticare altri aspetti, l'abbiamo già ricordato, il follow-up a lungo termine dei pazienti guariti dal tumore, insomma, tante cose che sono importanti e sarebbe bello poter approfondire, ma non ne abbiamo il tempo, ma ci sono tanti temi che riguardano questo argomento. Whitney Houston cantava una bella canzone, chi è un po' più avanti con gli anni se la ricorda, diceva "I believe children are our future", e se effettivamente è così, i bambini sono il futuro nostro, della nostra società, cioè ogni Stato, ogni nazione che veramente desidera il proprio bene, il bene della propria società, dovrebbe davvero impegnarsi su questo. E con ciò ho finito. Grazie. Grazie, bravissimo, complimenti. La professoressa vuole rispondere qualcosa? Velocemente. Grazie, no, volevamo solo fare una nota, io e la dottoressa Tamburo De Bella. La mia è la seguente, che in Piemonte c'è una rete di oncologia ed ematologia pediatrica che è nata nel 2004. Questa rete è frutto di collaborazione fra i professionisti del territorio e i funzionari regionali. Quindi anche a me spiace che oggi non ci siano gli assessori, ma la rete oncologica pediatrica, che tiene conto di quello che dice la rete tumori rari, può comunque essere istituita anche solo a merito nostro. Secondo me ce la possiamo fare. La seconda cosa, questa rete ha stabilito il limite d'età 18 anni e in Piemonte abbiamo una accrual del 98% degli adolescenti nel nostro centro. Addirittura mi telefonano le anatomie patologiche di tutto il Piemonte quando hanno un 17enne che per caso è stato biopsiato in un altro centro. Quindi credo che questi siano dati positivi che ci possono permettere il cambiamento. I nostri protocolli pediatrici sono proprio 0-18, quindi i minori devono andare nell'oncologia pediatrica. Poi c'è una seconda nota. Ed è, sì, sulla dinamicità della rete. La rete di per sé è un processo organizzativo dinamico che può essere implementato, deve essere implementato. Quindi noi siamo partiti in maniera molto rigorosa, cercando di mantenere dei criteri di selezione dei centri che fossero in linea con l'intesa e soprattutto che garantissero la qualità assoluta, senza deroghe. Ma ciò non impedisce alle regioni che sanno che possono implementare i centri, li possono upgradare da user a provider, aumentando i servizi, aumentando la multidisciplinarità. Anzi, auspichiamo questo, auspichiamo per esempio per la Sardegna di poter presto avere un centro importante che curi tutti i pazienti pediatrici sardi con un ruolo anche da provider proprio regionale. Bene. Allora, adesso Laura Diaco. A lei la parola, segretario generale di FIAGOP. Un
Bene, buongiorno. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti, in particolare all'onorevole Mulet per averci consentito di riunirci qua in questa giornata così per noi significativa, in questa sala così importante. Ecco, essendo poi l'ultima e avendo già detto moltissime cose il mio vicepresidente Angelo Ricci, sarò brevissima e dirò soltanto alcune pochissime cose. Come genitori noi ci piace la rete nazionale tumori rari e rappresenta un modello innovativo capace di mettere in rete le competenze, le esperienze, in qualche modo anche di limitare la migrazione sanitaria e di offrire a tutti i migliori trattamenti e, in un contesto di cura che sia quello adatto all'età pediatrica, quindi 0-18 anni. E, però quindi bisogna farla funzionare. Farla funzionare significa che l'accordo Stato-Regioni di settembre mette su carta i nodi, che poi sono i centri IOP, che già collaborano e, da tanto tempo fanno rete fra di loro, però le maglie devono essere messe dalle regioni e cioè centri provider, user, nodi funzionali devono essere uniti fra di loro all'interno della stessa regione, ma poiché non tutti i livelli gerarchici sono presenti in tutte le regioni, anche tra regioni differenti, per esempio dove non c'è un centro provider in una regione deve collegarsi con un centro provider di una regione differente e dove ci sono soli nodi funzionali come in alcune regioni del sud, quindi il collegamento è ancora più complesso e se le regioni non intervengono questo sistema non riesce a funzionare. E comunque, anche a me dispiace che non siano presenti rappresentanti regionali perché insomma, non bisogna forse di essere un po' spronati su questo punto, ma sarebbe importante un forte coordinamento a livello centrale, cioè a livello dello Stato, anche perché abbiamo visto con la dottoressa Di Bella parlando di integrazione all'interno delle reti regionali che che le reti regionali vanno a velocità diverse. Ed anche qui sarebbe importante da parte dello Stato un'azione di coordinamento che tra l'altro era già prevista, cioè era un accordo Stato-Regioni del 2019 che prevedeva un coordinamento a livello centrale statale, ma ancora sì, poi c'è stato il Covid, sono successe molte cose, ma ancora questo centro nazionale di coordinamento non è stato istituito. Ci sono stati anche poi degli altri provvedimenti, l'ultimo mi pare a novembre, no? Insomma, bisognerebbe farlo presto perché a noi interessa che questa rete sia attuata in maniera rapida ed efficace per tutti. E, circa la migrazione sanitaria, noi sappiamo che stiamo parlando di piccoli numeri, anche se per noi sono grandissimi, e che non si può avere che tutte le patologie sono curate esattamente sotto casa per tutti, però non si può neanche fare che alcune regioni, alcune aree del paese,
rimangano totalmente sguarnite e quindi l'implementazione della rete, andare a mettere altri centri sembra fondamentale. Ecco, in più, infine concluderei dicendo che quello che la pediatria oncologica si inquadra nel contesto più generale della pediatria ospedaliera e lì dove mancano servizi come la rianimazione pediatrica, come abbiamo visto il video in Sardegna, certamente c'è molto molto da lavorare. Ecco, è uscito un libro bianco della FIARP di cui IOP fa anche parte, in cui sono evidenziate criticità e carenze della pediatria ospedaliera in generale, che non possono più essere accettate in nessun modo. Ed è inoltre importante il collegamento con la pediatria del territorio, con i pediatri per diagnosi più tempestive, perché sappiano, perché siano sensibilizzati sui tumori pediatrici. Ancora abbiamo problemi di ritardo di diagnosi, in particolare sugli adolescenti. Quindi sono tutte reti che si uniscono fra di loro e collaborano fra di loro. Ecco. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Laura Diaco. Insomma, mi sembra che questo incontro di oggi abbia tirato fuori bene tutte tante criticità, i problemi che questi ragazzi, questi bambini devono affrontare, le loro famiglie. Io voglio qua adesso il Presidente. Prego, Presidente. Paolo Viti, Presidente di FIAGOP, perché voglio sapere le sue impressioni, le sue annotazioni dopo questo incontro di oggi. Allora, inutile dire che ringraziamo chi ci ha ospitato, cioè il Vice Ministro Mulè che ci ha ospitato e ci ha dato la possibilità di venire qua oggi. Per noi è importantissimo, la sede giusta. Ringrazio i Ministri che sono intervenuti in presenza o in video. Ringrazio anche i deputati che sono qui presenti, tra i quali l'onorevole Mulè, l'onorevole Rosso, che adesso in questo momento non vedo, ma che so che c'è, perché poi con loro noi riusciamo ad andare avanti. Cioè sono questi onorevoli che ci aiutano, che ci accompagnano, ci ascoltano, capiscono quello che vogliamo e lo fanno. Che cosa vogliamo? Allora, noi siamo qua perché ovviamente vogliamo dalle istituzioni qualcosa, non vogliamo solo raccontare dove siamo in questo momento, noi vogliamo di più, cioè vogliamo essere sicuri che facciamo passi avanti. Quello che diceva Arcangelo Prete, che io ero rimasto perplesso sul fatto che lui dicesse che i viaggi della speranza, come li chiamo io, non è che pensavo che lui mi dicesse che non esistevano. Io lo so che esistono e esisteranno, perché, come ha detto anche Angelo Ricci, è una scelta della famiglia. Non è che possiamo dire no, tu da qui non ti muovi, non è che stai in carcere. Quindi io da papà dico, se mia figlia sta male, vado, chiedo qual è il centro migliore. Il problema è un altro. Il problema è quando tornano. Cioè che vadano, io sono d'accordo. Vai dove c'è il centro specializzato, perché è lì che tu devi essere curato, ti devono fare la diagnosi, fai il trapianto, fai tutto quello che devi fare. Ma poi è necessario stare 2 anni in un ospedale lontano 600 chilometri da casa? Questo è quello che io dico, che secondo me no. E su questo dobbiamo lavorare. Non è che dobbiamo lavorare per dire la famiglia non si deve spostare. Assolutamente, noi abbiamo, credo, 500 case alloggio sparse su tutto il territorio nazionale, perché ospitiamo queste famiglie che da lontano, perché ovviamente a Roma su Roma se ne vanno a casa, cioè io ospito quelli che vengono da lontano, dico Roma, ma Milano, Pavia, Torino, qui abbiamo tutte le rappresentanze, perché FIAGOP raccoglie 34 associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Quindi
siamo ovunque. Oggi è entrata un'altra associazione delle Marche, cioè noi siamo ovunque, siamo qui per questo. Però una famiglia deve stare per forza a Roma o a Firenze o a Milano 3 anni? Beh, no, non ci posso credere. Quindi a questo punto, cioè, è giusto che la gente vada dove deve andare, è giusto che vada nei centri migliori. Dopodiché, dopo 6 mesi, 5 mesi, 8 mesi, fatta la diagnosi, fatti i trapianti, controllata, può andare via, può andare in un centro IOP più lontano e poi viene monitorata dalla famosa rete. Cioè, vedi, ti fai mandare, vedi come è andata la risonanza, vedi quello che è necessario. Io non sono un medico, però loro sono specializzati, sono bravi, noi gli dobbiamo molto, perché se siamo arrivati da 50-80% di guarigione è perché i medici sono capaci. Quindi questo è importante. Cos'altro vogliamo? Questo era solo per rispondere ad Arcangelo Prete, che considero un amico. Noi che cosa vogliamo? Che vogliamo? Allora, detto Angelo Ricci, vogliamo che quel numero diventi zero? Sì, io non voglio che i bambini muoiano. Ma non solo. Chiediamo che vengano fatti investimenti maggiori nella ricerca, più importanti, ma sia a livello nazionale, ma anche presso la comunità europea. Cioè gli investimenti devono essere fatti se vogliamo arrivare a un valore molto, molto più basso di 500 bambini che muoiono ogni anno. Quindi la ricerca è fondamentale, quindi la ricerca deve camminare velocemente. E non è che possiamo fare noi associazioni, che comunque contribuiamo, nelle associazioni in genere paghiamo ricercatori, biologi che stanno dentro gli ospedali a fare il loro lavoro. Ma è chiaro che non abbiamo 1 milione di euro da investire nel settore della farmaceutica, nel settore della ricerca scientifica di primissimo ordine. Qui ci devono essere le aziende farmaceutiche che devono essere anche stimolate, ma anche obbligate, ma anche costrette a investire di più dei famosi utili che loro a fine anno hanno. I bambini devono essere accolti, l'hanno detto tutti, devono essere accolti negli ospedali pediatrici. Per noi è fondamentale, cioè noi associazioni siamo negli ospedali, noi siamo sempre a contatto con i bambini, sia quando stanno in ospedale, sia quando stanno nei casalloggio. Noi ci siamo e siamo lì con loro. Le associazioni spesso contribuiscono fornendo lo psicologo, sia nei reparti, ma soprattutto nelle case. Io credo che un ragazzo, più che un bambino, i bambini poi, io ci vado una volta a settimana in ospedale a fare il volontario, i bambini vogliono giocare, i ragazzi vogliono ragionare. Vogliono ragionare perché il loro futuro . Qualcuno ha detto che i ragazzi si preoccupano giustamente. Potrò avere figli? Potrò? Non dobbiamo dare delle risposte. Dobbiamo sì, stai tranquillo, lo potrai fare. Scusate, mi sto commuovendo. Forse l'avete capito. Parliamo delle mamme? È un dramma. Le mamme sono un dramma. Perché le mamme devono far vedere al figlio che sono serene e invece non lo sono. Non possono essere serene. Il medico non sempre gli dice, grazie al calcio, il medico spesso non gli dice, signora, oggi i valori sono scesi, oggi i valori sono un po' meglio. Quindi è un'ansia continua. Come sono andati i valori di ieri? Come sta la situazione di oggi? Cioè, vivono questa cosa. E stanno con il figlio lì accanto al letto. E devono avere 2 maschere. E le lacrime. Scusate, ho quasi finito perché poi così
non vi tedio più. Le cure palliative. Qui credo che ci sia un rappresentante della Maruzza. Allora, le cure palliative che sono? Sono l'accompagno alla morte. Lo dico in modo brutale. Poche attrezzature, pochi reparti, poche strutture ci sono questi reparti. Per cui ci sono associazioni che fanno anche 150 km, 200 km per andare a dare l'assistenza al fine vita dei ragazzi. Per me ogni ospedale dovrebbe avere un reparto di cure palliative. Ogni ospedale pediatrico lo dovrebbe avere. Ultimo discorso, ma che già hanno apportato i miei colleghi di FIACOP. Noi siamo molto fiduciosi che questa rete funzioni, siamo molto fiduciosi che le cose possano andare, ma hanno detto giustamente, ma perché le regioni oggi non sono venute? Posso fare due riflessioni. Non ci conoscono? Può darsi, anche se non è vero, perché i nostri rappresentanti regionali conoscono perfettamente le associazioni che stanno sul territorio. Cioè, non c'è il presidente della regione Abruzzo che non conosce AGB. Non c'è il presidente della regione Lazio che non conosce Peter Pan. Cioè, ci conoscono e oggi non ci sono, secondo me, perché vogliono evitare il confronto. Questo un po' mi preoccupa, lo devo dire onestamente. Io ho praticamente finito. Sull'autonomia differenziata, due parole. L'autonomia differenziata è un progetto. Come tutti i progetti possono avere varie sfaccettature. Noi vogliamo pensare che funzioni e che le cose vadano meglio, ma siamo anche molto preoccupati che le cose possano andare peggio. Perché quelle regioni che oggi diciamo che soffrono di più sono anche quelle più deboli e quindi potrebbe essere che per loro ci sia un peggioramento. Però non lo voglio dire perché non lo so, spero proprio di no, sono convinto di no. Però è una preoccupazione, per cui dico alle istituzioni vigilate, vigilate, vigilate perché questo non debba accadere. Ringrazio tutti, siete tanti, siete venuti, grazie, grazie, grazie. Presidente, grazie, grazie di quello che fate, grazie di questa rete, grazie dell'associazione. Voi genitori che avete vissuto sapete bene cosa volete, cosa richiedete, quali sono i vostri bisogni, quali sono le vostre necessità. Adesso la segreteria FIACOP si impegnerà a scrivere le vostre istanze, a passare questi documenti ai politici, per cui quello che è importante è che poi queste vostre istanze abbiano delle risposte concrete e noi queste le vogliamo esigere, vero Presidente? Siete venuti qui per questo? Sì, confermo, quello che ho detto io, ma insomma quello che hanno detto tutti gli altri, tutto quello che è uscito oggi in questa giornata. Se io continuo a dire, a parte che i bambini secondo me non devono morire, devono i vecchi, non i bambini. Quella sarebbe la cosa naturale, sì. Vabbè, certo. È il corso della vita. È quello, certo. Quando si arriva sono d'accordo. A una certa età bisogna morire. I bambini non devono morire, però almeno cerchiamo di farli vivere bene. Certo. Cioè, aiutiamoli, facciamo in modo che sia le associazioni, i medici, cui vanno i nostri ringraziamenti per primi. Però dobbiamo fare in modo che, cioè, parliamo del fine vita, cioè, c'è notizia più brutta di questa? Certo. Cioè, una mamma è stata 2 anni in ospedale con la speranza di tornare a casa col figlio e poi gli dico non c'è più speranza, signora. Mettiamoci nei loro panni. Per fortuna che ci siete, Presidente, per fortuna che ci siete.
ringrazio tutti i partecipanti, è stato un convegno molto istruttivo per chi non fa parte della vostra associazione, vi abbiamo conosciuto e adesso combatteremo con voi finché potremo. Grazie a tutti, ho detto che appunto la segreteria si impegna a mandare le istanze che sono uscite oggi ai politici in modo che che vengano pungolati e che diano delle risposte. Questo è molto importante. Abbiamo un video per salutarci. È una cosa brevissima e vediamo. Si tratta di Francesco Montanari. I numeri spesso dominano la nostra attenzione. Oggi vorrei invitarvi a riflettere sull'impatto profondo che possono generare i piccoli numeri. Ogni anno in Italia 1.400 bambini sotto i 14 anni e 900 adolescenti tra i 15 e i 19 ricevono una diagnosi di cancro. Sebbene rappresentino solo l'1% di tutte le neoplasie, l'impatto di questi numeri sulle vite dei giovani pazienti e delle famiglie è immenso. Questi 2.300 giovani, in piena età scolare, sono costretti ad abbandonare la propria quotidianità per affrontare trattamenti difficili. Alcuni riescono a restare a casa, circondati dall'affetto familiare, ma molti altri devono spostarsi lontano dai propri cari, affrontando la malattia in contesti del tutto estranei. FIAGOP si impegna a rappresentare le esigenze di 35 associazioni locali di pazienti e genitori su scala nazionale, sostenendo la ricerca, promuovendo l'accesso ai trattamenti più avanzati e garantendo una voce a chi lotta contro il cancro pediatrico in ogni regione del paese. Il suo lavoro mira a migliorare la qualità della vita dei giovani pazienti e delle famiglie, dalla diagnosi alle prime terapie, poi verso le cure adulte, fino al sostegno di chi riesce a superare la malattia. Questa è l'attività di FIAGOP e questo è l'impegno che ci chiediamo di supportare. Grazie a tutti, grazie.